Buongiorno gente, allora arriviamo con la seconda parte dei prodotti finiti. Se vi interessa vi lascio qui in sovraimpressione la prima parte del video. Continuiamo con questa seconda parte e come sempre, allora se mi seguite su Instagram parliamo di lui. Sapete che mi ero approcciata a questo prodotto di MAC, il correttore Pro Longwear Concealer. Questo è in NC42, lo so, sembra strano, però sono di questa tonalità io. Allora l'ho finito. Lo so che visto così uno dice nulla. Finito, però gente, se mi sapete consigliare come poter utilizzare gli ultimi residui, mi fate veramente un grande favore, perché io non so farlo uscire, cioè gente, non mi esce. Lidia, l'amica mia, mi ha detto di tutti i tipi, l'ho provato di tutti i tipi, ma niente, gente, che io poi non riesco manco ad aprirlo, non so che fare. E se rompo la boccetta non posso fare il back to MAC. Comunque, questo è il nuovo prodotto, adoro questo prodotto perché sono sì 20 euro di spesa, ma come dico sempre, sono 9 ml di prodotto. Lo utilizzerò sempre. Promossissimo per me perché è un correttore per il mio tipo di pelle, per il genere che ho io e soprattutto per quello che mi serve a me, anche se adesso con le imperfezioni sto bene. È un prodotto che dura, non va ritoccato, è perfetto, quindi è veramente il correttore della vita per chi come me ha la pelle grassa, però quindi veramente fantastico. Continuando, volevo parlarvi di questo prodotto qua che è una maschera. Allora, io questo l'ho trovato da acqua e sapone. Ero incuriosita perché sapete, tutto quello che è con mirtillo mi fa impazzire sia a livello alimentare che a livello beauty. Ho detto lo voglio provare assolutamente. Poi in più questo c'ha la canna di zucchero. In più è una maschera peel off. Io vado matta per le maschere peel off perché poi proprio mi piace l'effetto che va levata. Questo perché io da ragazzina adoravo fare il giochetto della colla sulla mano e levarla proprio totalmente. Appassionata da questa cosa ne ho presi due, anche perché il costo era veramente irrisorio, se non mi sbaglio, all'epoca l'ho pagato i 90 centesimi, quindi niente. Questo, se riuscite, potete farci anche tre applicazioni. Questa è la prima che ho finito e devo dire che mi piace. Tipo di maschera gelatinosa che tranquillamente potete applicare sul viso. Gli ci vuole un po' per asciugare, però quando andate a levare, vi assicuro, vi lascia una pelle veramente liscia, levigata e fatemi dire anche quasi un effetto luminoso perché vi pulisce veramente bene. Quindi, se vi interessa, My Mask Peel Off Mirtillo Nero e zucchero di canna. Poi, gente, da qui in poi aprite cielo, strano ma vero, ho finito dei trucchi. Partono i botti proprio. Partirei da lui, questo qui, ovvero il WhatsApp di Benefit. L'avevo vinto in un giveaway di Sara Tipic, che adesso, da quello che ho capito, deve aver lasciato un attimo il canale, però vabbè, tornerà, non si sa. Come vedete era questo illuminante in crema, veramente carino, l'estetica non era male. Allora, all'inizio non lo volevo utilizzare per niente, proprio perché ho detto è un premio, hai visto, poi io i prodotti in crema non è che ci vado matta. Poi ho detto non gli posso lasciare fare la muffa. Ok, iniziamo a utilizzarlo. L'effetto non è male perché è carino. Poi vedete come è strutturato. Qui sotto trovate la spugna che non ho mai utilizzato perché non mi piace utilizzare le spugne, preferisco passarlo con le dita. Era strutturato comunque molto molto bene. Sono andata perfino a scavarlo. Allora, mi piace perché lo potete utilizzare come base per occhi. Alla fine un po' si asciuga bene. L'effetto non è male, poi vedete, vi illumina veramente bene, soprattutto d'estate con l'abbronzatura, era perfetto. L'unica cosa è che con il mio genere di pelle ho notato che tendeva comunque a non seccarsi proprio del tutto. Quindi, come base occhi, perfetto. Come illuminante proprio sul viso, non era tutto questo granché. Anche se però adesso magari l'effetto lo faceva veramente bene perché adesso ho la pelle che è migliorata tantissimo. Quindi, forse era un fattore che prima avevo la pelle molto molto più grassa. Adesso riesco, diciamo, a contenerla. Però l'effetto non era male, vedete? Prodotto valido, carino. Parliamo di lui. La L'Oreal ha fatto uscire questo fondotinta, ovvero il 24 ore matte infallible. Mi piace, è il mio fondotinta preferito perché con 3 secondi lo applicate e con altri 3 secondi, cioè avete una situazione del viso veramente stabile. Poi potete farci tranquillamente il contouring, il lunare e quel prodotto vi dura. Quindi sul genere di pelle mia sempre grassa è un prodotto che fa veramente coi contro ed è un prodotto semi low cost.
cost che va bene per tutti. È capitato che una volta che l'ho ricomprato l'ho trovato in coppia al primer, perché sapete che adesso hanno creato anche il primer. L'ho provato un bel po'. Piaciuto? Sì, perché alla fine è un buon primer, gente. Non trovo problematiche di questo genere su questo genere di primer. So benissimo che qualcuno di voi dirà: vabbè, non è che l'hai finito del tutto, lo so, ci sono ancora dei rimasugli. Però preferisco non volerlo più utilizzare per un determinato motivo. Stranamente, questo è l'unico fondotinta che non mi crea problemi di pelle, cioè non è un fondotinta totalmente comedogeno. Sia che mi strucco male sia che mi strucco bene, comunque è un prodotto che non mi crea problemi, quindi per questo io continuo a comprarlo. Quindi è un prodotto top. Il primer, devo dire che alla fin fine è una cosa in più che io vado a mettere sulla pelle. Poi devo dire che l'ho preso sia perché comunque il prezzo era buono, sia perché ero curiosa di provarlo. L'ho provato, prodotto buono, però sinceramente non trovo l'utilizzo. Alla fin fine è un primer che sì, potete mettere, ma alla fin fine non è che aumenta le prestazioni del prodotto, perché alla fine è già un prodotto di per sé secondo me top, quindi non gli dà un qualcosa in più. Cioè, se è un discorso che voi mi dite che è un primer che vi aiuta a far durare il trucco, ok, ci posso stare, però deve essere un discorso su un prodotto che sai benissimo che non dura. Ma essendo un prodotto comunque matte, duraturo, e che voi dite che dura 24 ore, cosa che fa, perché mi dai un primer? Non capisco l'utilizzo, anche perché quello è un prodotto che tende a opacizzarsi, quindi non è che mi dici perché questo te lo fa opacizzare, no! Cioè, quindi è una cosa in più che tu mi fai mettere sulla pelle, e soprattutto è pieno di siliconi, quindi cioè non è che mi dice una cosa nuova. Sì, gente, per carità, non crea manco tanti sti problemi, perché l'utilizzo l'ho fatto, non crea problemi, non cambia niente, magari mi può far durare il fondotinta quella mezz'oretta in più, ma non è che alla fine è qualcosa di speciale, quindi non ci ho trovato tutta questa grande differenza. Derek sta bevendo, sì. Poi, prodotto che sinceramente, gente, qui non voglio sentire nessuno, vado a buttare, la tinta di Wycon, quella del cui vi ho parlato tantissime volte. È la tinta numero 20 ed era questo fucsia semi particolare. Non mi piace, sapete che sono tinte che straodio e che per fortuna, anche se ne ho sentito osannare e soprattutto parlare come se fossero Dio sceso in terra, sinceramente per me fanno schifo, a differenza delle tinte di MAC che sapete che io amo e che ho sentito dire che non valgono niente e che non valgono una ceppa. E io sinceramente dico a sta gente: andatevi a ricoverare, perché non ho capito che tinte usate. Le tinte di MAC sono il top, veramente. 24 euro di tinte, ma valgono queste 4-6,90 euro e fanno totalmente schifo. Altro prodotto del quale io continuo a ripetere e ringrazio Emanuela di avermi passato e del quale vi voglio parlare sono i rossetti di Mulac. Eccoli qua, me ne ha passati 4. Questo qua, che se non sbaglio era Wonka, questo arancione, Sorbet, Pretty Woman e infine Marilyn, questo magenta rosso. Parliamone. Sorbet ho evitato proprio perché ho detto è un arancione che non proverò mai. Wonka e Marilyn ho provato. Sono delle texture che fanno schifo. Cioè, allora, a parte che sono duri da applicare, Marilyn, che è quello che ho provato di più, cioè, per carità, gente, no. No, ho le labbra che dopo un po' mi si induriscono durante l'arco della giornata, quindi io non riesco a capire come fate ad apprezzare questi rossetti. Secondo, ok, va bene, alcuni rossetti saranno usciti bene, altri non saranno usciti bene, però ragazzi, cioè, stiamo a parlare che è sempre la stessa macchina che fa quel rossetto, quindi a meno che ogni singolo rossetto non lo ripreparano da zero, direi che poi ce lo fai pagare un botto dei soldi sti prodotti. Però i miei dubbi, cioè, che raga, è lo stesso macchinario che può preparare una mozzarella, quindi cioè non penso che per ogni singolo prodotto si rimettono a ripreparare tutta la miscela, cioè faranno un quantitativo e faranno un tot di prodotti. Raga, a me sti prodotti, e io sinceramente continuerò a dire, io non acquisterò mai Mulac. Forse adesso un po' mi attira per le tinte. Io che sinceramente poi non è che utilizzo cacca, utilizzo i prodotti di MAC. Non mi piacciono.
E passate tutte queste ore, eccomi di ritorno. Allora, dopo aver parlato dei rossetti Mulac, voglio passare magari a due matite occhi. Allora, la prima che ho finito è questa qui dell'Avon, e questa però non è la Super Shock, ma è la Glimmer Stick della linea Glimmer Stick, sempre color nero, e questa l'ho totalmente finita. Non dico nulla perché le matite della Avon mi piacciono tantissimo, soprattutto la mia preferita è la Super Shock, matite veramente promosse. Matita che però mi ha deluso per gli occhi è questa della Pupa. Allora, queste sono matite che dico matite perché io di questa ce l'ho sia viola che color oro, quasi mezzo platino. E se lo volete andare a vedere, lo utilizzo in questo tutorial qui, che è l'ultimo poi che ho fatto. Sono quei generi di matite che voi applicate e si fissano, cioè vi giuro, vi durano un'intera giornata. Questa è l'Automatic Liner, cosa tristissima, non so cosa è successo, mi si è seccata la mina. Lo faccio vedere perché non si sa mai, però mi si è totalmente seccata. Io ho provato a staccarne un pezzo e ho provato così e sembrava funzionare, però poi mi si è riseccato di nuovo, quindi o il prodotto è fallato oppure è andata male. Ah, mi si è pure staccata, quindi cioè, guardate quanta mina mi è rimasta. Cioè, a me me ne era rimasta tantissimo, quindi potevo ancora utilizzarla. Mi si è totalmente e interamente seccata, quindi non la potevo più utilizzare. Mi è dispiaciuto. Durano, si vedono, si vedono benissimo, quindi hanno un bellissimo effetto sull'occhio. Voglio andare a ricomprarlo, anche perché adesso le trovate presso della catena outlet, lo trovate a poco, quindi si può anche fare. Adesso torniamo ai rossetti, i rossetti di Kate Moss e i rossetti di I Am Pupa della linea Paris Experience, mi pare. Allora, questi io li ho finiti perché devo ringraziare anche mia madre, mia madre purtroppo, a differenza di me, ha un unico rossetto e lei puntualmente veniva anche a utilizzare i miei prodotti. Abbiamo finito quindi insieme questi rossetti qua. Se vi ricordate bene della linea di Kate Moss, 05, lo 08 e lo 09. Mamma non è il tipo da 09, infatti questo lo utilizzavo più io, che se vi ricordate è quello prugna intenso. Su questi due, che sono le tonalità nude, invece diciamo che andava di più a marcare, perché lei queste tonalità nude, rosa, gli piacciono di più. Altri due prodotti che abbiamo utilizzato sono questi qua, cioè vale a dire, io per un po' ho utilizzato questo qui, che è quello scuro, però non l'ho potuto utilizzare più di tanto perché purtroppo non ho capito cosa è successo, è andato totalmente a male subito, quindi non ho capito perché, e quello mi è dispiaciuto perché comunque assomigliava quasi a un Rebel. Quest'altro invece è piaciuto a tutte e due perché era un bel punto di rosa intenso e questo piaceva anche a lei, però lo utilizzavo un po' più io perché comunque lei tende sempre a utilizzare più colori che vanno sull'arancio. E infine ho finito due terre. Come sapete, mi sono appassionata adesso al contouring, mi piace tantissimo e la mia terra del momento preferita è quella di Kiko. Io d'estate, quando mi abbronzo, utilizzo le terre, quindi oltre a utilizzare la terra come contouring, lo utilizzo alcune volte quando mi abbronzo bene sul viso anche come cipria, proprio perché se no c'è troppo quello stacco tra il collo, il viso e il corpo, quindi mi tocca cercare di omogeneizzare il tutto. E le due terre al quale mi sono affidata è stata una di Deborah storica e un'altra di L'Oreal, anche questa storica, perché era una terra che mi era piaciuta tantissimo perché, a differenza di questa di Deborah, invece di essere opaca era semiglitterata, quindi aveva dei leggeri glitter dorati e mi piaceva perché aveva un effetto abbronzato bellissimo. Questa era la L'Oreal Glam Bronze, infatti era proprio per l'abbronzate, quindi era perfetto perché non faceva quella terra scura, ma era proprio un effetto abbronzato bellissimo. Cosa che però mi dispiace, questa di Deborah, che era un acquisto un po' più recente, fatemi dire, molto tra virgolette, anche questa 18 grammi in tonalità 2, mi dispiace che mi tocca buttarla perché, anche se sono arrivata a questa condizione e potrei ancora scavare, purtroppo è andata male, c'è un odore bruttissimo, è una cosa che ho riscontrato
appena l'applicavo mi creava delle problematiche, quindi ho detto preferisco buttarla, però l'utilizzo l'ho fatto ampiamente. Bene, gente, io vi ho parlato di tutto, vi ho mostrato tutto quello che vi dovevo mostrare. Scusate se quest'ultima parte è stata fatta così, scusate se sentite il rumore del mio computer, ma intanto io mi sto vedendo Criminal Minds in diretta. Come sempre, aspetto di sapere la vostra, aspetto di sapere se avete da dirmi qualcosa. Vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao!